Guanyu, bentornati in un nuovo video. Oggi siamo qui per vedere assieme delle tattichine. Ed è un po' che non portavo delle tattiche di un modulo che fino a questo momento non avevo mai utilizzato. Ho provato, ho messo delle tattichine, è venuta fuori una bella robetta. Ma prima di iniziare, come sempre, lasciate un like, un commentino con scritto qual è il vostro modulo preferito quest'anno su FC24. Fatemelo sapere, scrivetelo nei commenti. E soprattutto attivate una campanellina e iscrivetevi per non perdere nessun video. Poi ci vediamo da troppo forte. Guagno, ma spacca tutto. Cosa? Ma spacca tutto. Ma vi ricordo che se volete avere tanti crediti e un'ottima gestione account per avere un top club, passate da Food No Stress, link in descrizione. Vabbè, lasciando perdere che questa è la mia squadretta al momento, diciamo. Questa è la mia squadretta. Questi qua me li ha dati tutti con gli aggiornamenti Heroes 1, 2 e 3, quindi che fai, non li metti. Schneider più che altro non ci sarà per sempre, lo voglio provare, non l'ho ancora provato, vorrei provarlo, quindi mo vediamo. Capiremo con il tempo che cosa fare, voi cosa fareste con questa mia squadretta, scrivetemelo nei commenti, datemi una mano. Tattichine personalized, 4-4-1-1 con il 2 tra le parentesi. Allora, quindi cosa andremo a fare con questo modulino qui? Ragazzi, questo modulino è un modulino che, per quanto mi riguarda, mi ha sorpreso. Perché? Perché praticamente, dov'è che sta? Questo qua, eccolo. È un modulo che, in maniera, nella fase offensiva, è super offensivo. E nella fase difensiva è un cacchio di muro. Ma un muro diventa praticamente in difesa un 4-5-1, mentre in attacco sembra di avere un 4-2-4, perché hai i due mediani che ovviamente rimangono dietro, si abbassano, ma poi quando attacchi c'hai COC che praticamente fa la seconda punta con la TT, quindi diventano due punte, cosa che non succede ad esempio in un 4-3-3, diventano due punte, e poi gli SAD che ovviamente rimangono SAD e partecipano all'attacco, quindi siete in 4, i due di centrocampo e altri 4 in attacco. Quindi è top, ovviamente se poi volete vi sentite molto confidence nella difesa, uno dei due mediani può anche aggiungersi, quindi in attacco si diventa in 5, se non addirittura in 6, perché un terzino, vedremo poi come verrà gestito, un terzino parteciperà alla manovra, quindi insomma... Raga, dai 4 ai 6 attaccanti sembra un rave, ma in realtà è la nostra fase offensiva. Qua innanzitutto fatemi sistemare perché non si può vedere questa robetta qua. Così, pom 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 pom. Ok, a posto. E ora andiamo a vedere che tattiche mettere a questo modulino. Per quanto riguarda la fase difensiva, come sempre equilibrato in difesa. Il pressing, il nostro buon coach Simo ci ha fatto capire che o lo facciamo manualmente oppure no. Ampiezza, belli stretti, perché è un modulo abbastanza largo, quindi ci mettiamo 39-40, sempre quello è come abbiamo studiato col coach, dal 39 al 45 l'ampiezza difensiva, diciamo per gestire la partita, per fare tutto un game. Poi ci sono momenti in cui bisogna di una difesa più stretta, più ampia, ma è più verso le fasi finali della partita che si possono fare robe del genere. 40 di ampiezza, profondità 71 lo lasciamo, quindi la questione del far salire la squadra per fare la trappola del fuorigioco da sole e mettere pressione agli avversari da soli una volta che abbiamo perso palla o che dobbiamo difendere. Quindi ci può stare, ripeto, come sempre, se non siete abituati ad utilizzare il 71 di profondità, sentitevi liberi di mettere anche 65, mi raccomando, se non siete abituati all'inizio, quindi vi può creare un po' di problemi, state tranquilli, ci dovete solo abituare, però se non vi va di rischiare, cioè, tranquillamente potete lasciare 65. Costruzione manovra veloce, creazione occasioni invece equilibrato. Creazione occasioni equilibrato, perché non proviamo a mettere il classico inserimenti offensivi? Perché praticamente non utilizziamo inserimenti offensivi perché già sono molto alti gli attaccanti, il COC, la S, i AD, se gli mettiamo anche inserimenti offensivi sono troppo alti, se perdiamo palla c'è un rischio troppo alto, quindi preferisco avere equilibrato per poterla gestire, tanto poi con le istruzioni andiamo a diciamo a sopperire a questa mancanza. Per quanto riguarda l'ampiezza 40, cosa che abbiamo anche visto col coach, questa un'ampiezza stretta in questi tipi di moduli larghi ci aiuta tanto a non far andare a caso
le mezzali, o in questo caso gli AS e gli AD esterni, insomma, che ogni tanto sono stretti, ogni tanto sono larghi, facciamoli stare stretti e con le istruzioni poi gli diamo le istruzioni giuste per fargli fare quello che diciamo noi. Giocatori in area di solito mettiamo 6, questa volta mettiamo 7. Angoli come sempre a discrezione del fucking chef, come sempre. Io metto sempre 3-2, sono poco di tanto, cioè pighi gol, non ci sono cazzo. Istruzioni. Allora, al portiere io metto sempre uscite sui cross e portiere fuori dai pali. Oramai lo metto sempre, mi aiuta molto sui tiri a giro, sui calci d'angolo, quindi sui cross ovviamente. Per quanto riguarda la difesa, i nostri terzini mettiamo attacco equilibrato entrambi e sovrapponiti. Ormai sovrapponiti un must di quest'anno, è un modulo che è molto stabile difensivamente, è molto coprente, quindi noi vogliamo che poi in fase offensiva dare una mano, un supporto ai nostri quattro attaccanti, probabilmente tenendo attaccati i mediani ma facendo salire i terzini, quindi da 4 diventiamo 5, 6 se proprio i nostri mediani ci sentiamo tranquilli nel farli salire, quindi diventano 5 grazie a uno dei terzini che farà la fase offensiva o entrambi in questo caso. Oppure se non vi sentite sicuri, ragazzi, mettete resta dietro in attacco e sovrapponiti e li triggerate con L1 senza che ve li ritroviate lì in attacco quando state attaccando, cioè non è un problema assolutamente, solamente che magari diventerete un pochino più lenti nel contrattaccare e quindi dovrete essere bravi voi nel triggerarlo subito, però sono piccole cose. Per quanto riguarda il centrocampo, i due mediani, resta dietro in attacco, copertura al centro e resta dietro in attacco e copertura al centro, ok? Per quanto riguarda il CC invece, rientra in difesa nella fase difensiva, ricordo sempre, entra in area per il cross e basta, cioè, non c'ho nient'altro. Per quanto riguarda invece i due esterni, abbiamo rientra in difesa, ok? Quindi ripeto, rientra in difesa non vuol dire che non attaccano, vuol dire che quando stiamo difendendo loro ripiegano in difesa e non si stanno là fermi avanti, va bene? Entra in aria, taglia dentro in modo tale da farli giocare un po' più all'interno del campo, non andare a non farli girare così attorno molto larghi, quindi li vogliamo belli stretti, e poi inserisciti alle spalle, ok? Lo stesso anche per l'altro, quindi rientra in difesa, taglia dentro, inserisciti alle spalle ed entra in area per il cross, ok? Quindi abbiamo questi esterni che taglieranno dentro verso il centro del campo e che faranno inserimenti automatici, per questo andiamo a sopperire gli inserimenti offensivi che copriranno nella fase difensiva e che entreranno in area per il cross, quindi avremo una squadra che convoglierà tutta dall'esterno verso il centro, avremo molti tagli verso l'area, quindi dovremo essere bravi noi a sfruttarli, ok? Poi ovviamente in questi casi, dato che abbiamo i terzini che salgono, per questo direi di tenere attacco equilibrato entrambi, quel buco che rimane lì non c'è a livello offensivo, a livello di centrocampo, perché comunque i terzini salgono e coprono quel vuoto che è lasciato dagli AS e dagli AD, o SD, non mi ricordo cosa sono qua, che tagliano verso l'interno, ma abbiamo loro e poi possiamo difendere, ripartire, eccetera, eccetera. Punta, per quanto riguarda la punta, invece, semplicemente una cosa, lo lasciamo tutto così com'è, rientra in difesa e se siete abituati, come me, a una punta che si inserisce alle spalle, inserisciti alle spalle, se volete. Io glielo metto perché ci sono abituato, anche se con Son non ha molto senso, glielo metto solo così, anzi non glielo metto, basta, non glielo metto, fine. Quindi, signori, queste sono le tattichine che ho utilizzato ultimamente, che mi sono molto piaciute, diverse dal solito, un modulino diverso dal solito, Vi volevo portare anche il 4-3-3, fatemi sapere nei commenti se volete qualche tattica del 4-3-3 o qualche altro modulo, scrivetemelo. Noi ci vediamo in un prossimo video che dovrebbe essere dopodomani con il coach di FIFA, domani invece puntata del podcast e altro video che devo capire ancora cos'è, che uscirà sul canale, quindi domani doppio video. Noi ci vediamo quindi prossimamente, iscrivetevi, ciao ragazzi, supportatemi, ciao.